parlare del libro, però le volevo chiedere, visto che lei ha visto all'opera tutti i presidenti della Repubblica Italiana, Anche i re. cosa pensa della scelta del presidente Mattarella? Però non c'è bisogno che glielo dica, ma insomma, No, glielo si no, figura. non volevo alcuna formalità, ecco. No, certo. No, No, dato che c'è ma un tale coro, credo anche a ragione guardi, Mattarella di... è un rappresentante di quella corrente degnissima del pensiero politico italiano che è il cattolicesimo democratico. Io non sono cattolico, come si sa, però va benissimo. Il cattolicesimo democratico è uno dei migliori pensieri politici che abbiamo avuto in questo paese. Dunque, Mattarella va benissimo. Ieri ha scritto nella sua rubrica su Repubblica: un uomo che viene dal cattolicesimo democratico può davvero essere l'antidoto di cui c'è bisogno, nonché il giusto contrappeso alla liquidità del Presidente del Consiglio. Liquidità di La Renzi? liquidità è la definizione di Ilvo Diamanti, io l'ho ripresa attribuendogliela, ma è liquido, Renzi è liquido, prende la forma, apparentemente, prende la forma del contenuto entro il quale si trova, apparentemente, perché in realtà il contenitore se lo sceglie lui, dunque prende la forma, la maniera in cui ha giocato questa doppia partita della legge elettorale del Quirinale è da manuale di tecnica politica. È stato molto bravo. Un giocatore di scacchi, il migliore che abbiamo in questo momento. L'altra volta che è venuto qui l'ha definito un bullo Sì, fiorentino. e lei me l'ha detto, io gli ho detto lo confermo. E lo confermo anche adesso. Ancora bullo, nonostante queste mosse che sono più È un da stratega che bullo da nel senso bullo. di sfondamento. Capacità di sfondamento. Lui è uno che è capace di andare avanti. Adesso tutti parlano di Berlusconi e di Alfano, ma ci siamo dimenticati come ha trattato la Camusso, cioè il più grande sindacato italiano. Se lo ricorda. Il governo, la controparte dei sindacati e la Confindustria, il governo non c'entra. Ha demolito 30 anni di pratica di concertazione. Non è sfondamento questo. È stata una mossa che andava fatta, secondo Sì, lei? assolutamente. Guardi, lui sta lì per rompere, deve rompere. Noi siamo annegati in una palude per 20 anni, nessuno ha fatto niente. Tutti sapevamo, quello che bisognava fare e nessuno l'ha fatto. Lui sta provando a farlo. Dunque, bullo. Non mi piace, ma ci serve. Questa è la Perché mia. non le piace? Non mi piace perché, insomma, io se fosse un periodo normale preferirei un presidente del Consiglio più compassato, ecco, più diplomatico. Però Però mi sta parlando di stile, non di sì, no, contenuti. no, di stile, sì. Siccome però il momento è quello che è, serve un bulldozer come Renzi. Dunque, sfrutta.